Presentato ad Atena Lucana il progetto di recupero del suggestivo tratto dismesso dell'ex ferrovia Calabro Lucana, Atena Lucana Brienza, per fini turistico-paesaggistici. Gremita per l'occasione l'aula consiliare del comune atenese, a dimostrazione del grande interesse suscitato dall'iniziativa congiunta che vede promotori comuni di Atena Lucana e di Brienza con il sostegno della Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. È un progetto ambizioso che va a interessare il comune di Atena, il comune di Brienza, la regione Campania e la regione Basilicata. Noi da un po' di tempo stiamo puntando su questa forma di turismo. Abbiamo iniziato con l'arrampicata sportiva, poi col percorso di trekking con l'area attrezzata a giallo scalo. Abbiamo incentivato i privati affinché partecipassero al bando per la zipline che partirà a giorni. Oggi proprio abbiamo firmato la convenzione e oggi insieme al sindaco di Brienza puntavamo su questo nuovo progetto che è il recupero della vecchia tratta della ferrovia Calabro-Lucana, non come ferrovia ma come attrattore turistico. Faremo una pista pedociclabile e alle esigenze con un trenino su gomma. Oltre ai paesaggi, all'ambiente e alle eccellenze anche di natura paesaggistica, mettiamo insieme la riscoperta di uno straordinario tesoro architettonico e strutturale. Basti pensare che su questo tratto di 13 km, oltre a collegare le due regioni e l'antica Lucania, noi abbiamo le uniche gallerie elicoidali che erano state concepite per l'attraversamento dei dislivelli, ed era un'opera ingegneristica di grandissimo valore. L'iniziativa dei comuni di Atena Lucana e di Brienza hanno un'esigenza di fare una progettazione con la possibilità forse di avere un finanziamento. Non avendo la possibilità loro, noi ci siamo messi subito a disposizione perché noi ci crediamo in questo progetto, perché effettivamente è una rivalutazione di un territorio che è bellissimo. È chiaro che il progetto deve essere molto molto articolato, non è un'operazione semplice, ma noi ci auguriamo che chi di dovere la prenda in considerazione e possa dare una mano. Noi ci siamo. Un'altra importante caratteristica è quella di legare due regioni importantissime del sud, la Campania e la Basilicata, e poi aprire addirittura tutto il territorio del Potentino, che è anch'esso un territorio di grande interesse e di interesse anche della banca. E noi su questo asse contiamo di creare la direttrice di servizio, diciamo così, ai territori del Potentino, perché avendo una filiale a Atena e un'altra a Tito e avendo in corso un'acquisizione di nuovi sportelli da un'altra entità del credito cooperativo, dovremmo creare proprio una direttrice unica che va da Atena passando per Brienza e poi per Satriano e poi Portito e poi arrivare a Potenza.